bellissima serata di beneficenza questa sera a Mazara del Vallo, organizzata dal Rotaract di Mazara. Con noi il presidente del Rotaract di Mazara, allora Paolo Galfano. Come nasce questa serata e a chi è dedicata? Allora, questa serata in linea con il progetto nazionale per le eccellenze è atta a promuovere le eccellenze locali, vitivinicole, agroalimentari, è la promozione comunque di un artista mazzarese che per noi è eccellenza, è cittadino, non solo cittadino mazzarese, ma nel cuore di tutti i cittadini mazzaresi come Salvino Catania. Parte del ricavato dei fondi verrà gestito, secondo sempre un progetto Rotaract, al centro Nemo, un centro che si occupa della lotta e della ricerca alla distrofia muscolare. Un'associazione, la vostra, che si occupa sempre di sociale, anche questa sera infatti volge all'associazionismo, al volontariato, ecco. Sì, il Rotaract è appunto una forma di volontariato fatta da ragazzi che nel servire fanno amicizia, si organizzano, fanno diverse manifestazioni come questa, che è nata da un aperitivo tra alcuni amici strutturati in un club come il Rotaract di Mazara del Vallo. A quale associazione andrà il ricavato di questa sera? Parte del ricavato andrà all'associazione Nemo, al progetto Nemo, che è un progetto per la ricerca della SLA. Parte del ricavato. Cosa ne pensi della serata, dell'andamento di questa serata? C'è tantissima gente stasera, soddisfatti? Sì, una bellissima serata, ho già partecipato lo scorso anno alla stessa iniziativa e speriamo si possa ripetere negli anni, perché coniuga il servizio rotaractiano con la cultura del territorio e l'imprenditorialità del territorio. Quindi bella serata e complimenti al club. Perfetto, una seconda edizione riuscitissima sembra fino adesso, quindi l'anno prossimo si ripeterà? Certo, si ripeterà, e anche quest'anno, a quasi un anno dalla scomparsa del grande maestro, abbiamo creato, credo, il più grosso allestimento dei quadri in città.